Ciao a tutti, sconfiggi la paura dell'abbandono accogliendola e trasformandola. La paura dell'abbandono è ciò che danneggia maggiormente le nostre relazioni sentimentali e affettive. Chi teme l'abbandono, non c'è niente da fare, metterà in atto inconsapevolmente tutta una serie di comportamenti per essere abbandonato. Non è che lo decide deliberatamente. Anzi, deliberatamente chi ha paura dell'abbandono vorrebbe un partner nei secoli fedele, come l'arma dei carabinieri. Vorrebbe una persona sempre presente, sempre disponibile. Questo è quello che la nostra parte logico-razionale va alla ricerca, perché, come dire, ha preso degli schiaffi a suo tempo a causa proprio di un vissuto di abbandono che ha fatto soffrire e allora cerca di ripararsi in tutti i modi. Peccato che la parte logico-razionale è un po' come la punta dell'iceberg nella guida dei nostri comportamenti. Cioè, è un po' come se io volessi, come dire, decidere le sorti di un'azienda affidandomi anziché all'amministratore delegato, mi vado ad affidare al fattorino, mi vado ad affidare all'usciere. Come dire, mi affido alla persona sbagliata. E quindi, se voglio invece affidarmi alla persona giusta, devo andare nel Sancta Sanctorum, diciamo, della gestione dei comportamenti nostri. Perché sono i nostri comportamenti, ciò che noi siamo, che determina il tipo di esperienze che andremo a vivere, ovviamente. Noi ci co-creiamo costantemente le situazioni che ci capitano. E paradossalmente, e questo è anche un fatto statistico, chi teme, di essere abbandonato lo sarà. È un po' come dire, nelle relazioni sentimentali, chi è affamato morirà di fame. Questo è il discorso. Cioè, più sei affamato, meno ti daranno da mangiare. Meno necessità avrai di volere cibo, più ne avrai. È come quando, se riflettete, quando una persona è sola, che nessuno, devo dire, single, da sola, ha molta più difficoltà, cioè le persone in qualche modo vanno a confermare il fatto che deve essere sola, se vuole ovviamente trovare un compagno, una compagna. Cioè la condizione peggiore, ad esempio, questo esula un attimino dalla paura dell'abbandono, ma è per far capire un qualcosa di simile. Nel momento in cui tu sei da solo e desideri, e vuoi, ti impegni per avere un compagno, una compagna, ti impegni in modo sbagliato ovviamente a livello logico-razionale, non ce l'avrai, non troverai nessuno. E quelli che troverai ti faranno, come dire, soffrire. Invece poi capita che uno, nel momento in cui ti fidanzi, eccetera, eccetera, sembra che attiri donne o uomini come mosca al miele. Prima ti voleva nessuno, dopodiché ti vogliono tutti. Ora, non è che tu sei cambiata o sei cambiato. È cambiato semplicemente il tuo atteggiamento, perché nel momento in cui ti sei accasato, tra virgolette, non hai più timore. Non è più, come dire, bisogno di trovare una persona, e allora le persone arrivano, perché è il flusso naturale degli eventi. Noi siamo i 7 miliardi di persone che interagiscono nel mondo, 7 miliardi e 400 milioni, interagendo è naturale che capiti una persona che manifesta un interesse nei tuoi confronti, ma capita se tu sei tranquilla o tranquillo. Nel momento in cui hai questo bisogno, non capita. Vuol dire, vai contro ogni statistica, vai a ricercarti le persone che non ti vogliono. E lo stesso discorso succede proprio per la paura dell'abbandono. Certo, può succedere di essere abbandonati, ma quando uno ha paura, succederà. Cioè, la differenza è che il può, diciamo, a parte l'indeterminazione, che ci saranno casi rari in cui non succede, la maggior parte dei casi succede. Succede perché tu ti predisponi mentalmente a questo. E la nostra mente è molto potente, la nostra mente soprattutto emotiva, è un po' come dire, è un po' come se vivessi uno stato ipnotico, no? Dove hai una sorta di allucinazione, all'allucinazione di mangiare una cipolla, ti fa schifo, ma in realtà è una mela, ma tu senti il gusto della cipolla. Perché, come dire, nelle sinapsi del tuo cervello e fai passare quell'altra informazione, cioè viene esclusa l'informazione mela e passa l'informazione cipolla. E allora tu senti effettivamente il gusto della cipolla, perché il nostro cervello può crearsi la realtà. Se
se lo può creare il gusto, cioè anche se voi pensate bene, anche la vita, anche quello che noi vediamo, in realtà è un'elaborazione del cervello, è soltanto un'elaborazione del cervello, perché in realtà quello che arriva agli occhi mica sono i colori, giallo, verde, le cose, le situazioni, sono semplicemente de delle frequenze, delle lunghezze d'onda, dei fotoni che rimbalzano su una superficie, arrivano alla nostra retina. Vengono trasportati come segnale elettrico, convertiti, diciamo, come segnale elettrico dalla retina, vengono trasmessi dal nervo ottico, vengono trasmesse tramite il nervo ottico al cervello, che crea questa illusione, diciamo, dei colori, delle forme, ma in realtà né colori e forme esistono, sono soltanto una produzione del nostro cervello. Quindi il nostro cervello può, è proprio predisposto per creare delle realtà, per creare delle situazioni. E quindi non è tanto l'input sensoriale esterno, è anche sicuramente quello, ma se noi mandiamo un input interno che sovrasta, più forte, più marcato dell'input sensoriale esterno, ecco che vediamo o sentiamo dei gusti che non corrispondono a quelli che normalmente sentiamo. Non so se è più giusto che la cipolla sappia di cipolla piuttosto che di mela o viceversa. Normalmente il gusto di cipolla è quello che attribuiamo al gusto cipolla con la mela mela, però noi possiamo tranquillamente, e nell'ipnosi si sperimenta tranquillamente, senza grandi problemi, cambiare il tipo di gusto che andiamo a sentire. Ecco quindi che abbiamo un potere enorme nel nostro cervello, peccato che lo usiamo male. E quindi se il nostro cervello è, diciamo così, calibrato, sulla paura dell'abbandono, e vivrà quello. È come se andasse a crearsi proprio questa realtà, come dire, anche se le persone sono fedeli, la cipolla, io sento il gusto di mela o viceversa, quello che è, proprio perché mi creo quel tipo di realtà lì. E allora uno dice, vabbè, allora devo allenarmi a non averlo, però se ce l'ho già, come cavolo faccio ad abbatterla? Bene, intanto in prima istanza devi accoglierla, cioè non cercare di negarla, perché se tu, nel momento in cui percepisci una paura, che sia l'abbandono, che sia qualcos'altro, normalmente noi cosa facciamo? Normalmente ce ne allontaniamo. Più ce ne allontaniamo, più mettiamo la testa sotto la sabbia, più diamo potere a questa paura. È un po' come dire, cerchiamo di tenerla nascosta, ma nelle profondità dell'inconscio, questa paura, questo imprinting, questa situazione acquisisce sempre di più potere. E più cerchiamo di tenerla nascosta, più cerchiamo di evitarla, più ci capiterà. È come quello che ha paura di parlare in pubblico, nell'azienda ad esempio, fa di tutto per non parlare, si va a nascondere Galafantozzi nella tazza del water, non so qualcosa, eppure lo pinzano sempre e gli amplificano il problema, perché lui non vorrebbe, invece da un certo punto di vista è costretto, quindi il suo problema la volta dopo sarà più grande. È esattamente il contrario di quello che dovrebbe succedere. Se invece accolgo questa cosa qua e non la rifiuto, bene, c'ho la paura dell'abbandono, ne prendo atto, ma però prendendone atto in modo positivo, accogliendola, inizio a farmela amica, tra virgolette, perché non scappo più. Boh, sono qua, mi arrendo, e vieni paura dell'abbandono, eccomi, ti accolgo. E però, nel momento in cui l'accolgo, diventa un alleato che mi consentirà che cosa? Mi consentirà intanto di diventare la stella polare che mi guiderà alle origini del tutto, mi condurrà, diciamo, su fatti, eventi e situazioni che hanno prodotto questo, fondamentalmente. È come se diventasse una sorta di filo di Penelope, diciamo, no? Per cui vado piano piano a trovare l'origine, semplicemente lasciandomi guidare da quella parte che sa già qual è. Ecco che poi, una volta che ho trovato questa origine, che sono poi probabilmente sono dei ricordi, che siano veri, che siano falsi, non si sa mai, perché ciò che noi ricordiamo, l'essere umano è più una macchina per dimenticare che una macchina per ricordare, per cui boh, i ricordi che abbiamo, li abbiamo noi, sono soggettivi, un altro magari ha dei ricordi completamente diversi, non è detto che i nostri siano più giusti e gli altri siano sbagliati, semplicemente vengono vissuti in modo diverso ed è veramente soggettivo, quello che dicevo prima. La realtà che percepiamo in realtà è un miscuglio tra stimoli esterni e stimoli interni, per cui non è mai uguale per tutti. Anche i ricordi più banali sono sempre soggettivi. E
E questa soggettività però che ci aiuta, perché se i ricordi fossero oggettivi, un qualcosa di inattaccabile, un qualcosa di inamovibile, allora io non potrei farci niente. Se l'interpretazione dei ricordi fosse un qualcosa di inattaccabile e di inamovibile, non potrei farci niente. Però anche l'interpretazione dei ricordi dipende molto dallo stato mentale in cui noi siamo. E se viviamo in uno stato mentale di avversione o di amore, ad esempio, cambia tutto. Ma immaginatevi, non so, ad esempio, voi camminate per strada, arriva uno, vi spinge, vi fa cadere e vi rompete un braccio. Ora, normalmente in una situazione di questo genere uno inizia a provare avversione per questa persona. Inizia a dire, guarda, sono stronzo, non ho fatto niente. Passavo di lì, mi ha spinto, mi ha rotto un braccio, io stesso sono qua e manifestate per, come dire, vendetta, odio, rancore, risentimento verso questa persona. E quindi, se nulla capita più, il vostro ricordo sarà magari di questo tipo, però poi magari col tempo si evolverà, si trasformerà. Però ammettete che mentre siete, che ne so, in ospedale col braccio rotto, arriva, non so, quello lì del questurino, lì, lo sbirro, il poliziotto, qualcuno, vi fa vedere dalle telecamere che in realtà stava, che ne so, stava cadendo un peso da un soppalco, da un, che ne so, da un piano, di un palazzo, eccetera. E uno ha visto la scena, visto che voi eravate proprio sulla traiettoria del peso, vi ha dato una spinta facendovi cadere. Però, come dire, vi ha salvato la vita perché il peso non vi è piccato sulla testa. Ecco che quindi, nel momento in cui acquisite questa nuova informazione, si trasforma tutto. Quello che prima era oggetto di odio diventa oggetto di amore, diventa oggetto di stima, diventa un salvatore, lo osannate, gli stendete il tappetino rosso. Però l'evento, di fatto, se ci pensate bene, è sempre lo stesso. Uno vi ha spinto, vi siete caduti e vi siete rotti il braccio. Però quello che cambia è l'interpretazione che voi avete. E questa interpretazione noi possiamo modificarla. A nostro piacimento la possiamo modificare. E allora, modificando l'interpretazione a nostro piacimento, abbiamo la possibilità di cambiare, di ristrutturare le nostre memorie, di trasformare la paura dell'abbandono, ad esempio, in autostima. Possiamo trasformarla in sicurezza in noi stessi. Possiamo trasformarla in forza interiore per sedurre, per coinvolgere le altre persone. Possiamo trasformarla in distacco del risultato, comunque energia che abbiamo a quel punto lì a nostra disposizione. Quindi la paura del abbandono non va rifiutata, va accolta e trasformata. E questa è l'unica chiave per avere a disposizione l'energia, perché rifiutarla vuol dire comprimerla, e allora più comprimo è come se cercassi di mettere, che ne so, uno sbarramento a un fiume in piena, verrà travolto, come se cercassi di bloccare uno tsunami, che ne so, con una tavolozza di legno verrà travolta. E lo stesso discorso succede in questo modo: devo accogliere lo tsunami, è energia, ad esempio. Certo che se mi viene contro e mi distrugge, ma se io riuscito a canalizzarla, che ne so, in un posto dove magari mi va a produrre qualche forma di trasformazione energetica, bene, allora diventa un qualcosa di positivo. Cioè, non esiste un qualcosa di negativo, di positivo in sé. Siamo noi che poi lo trasformiamo in una cosa piuttosto che un'altra. Ma abbiamo questo potere di trasformazione, ce l'abbiamo. Ma dobbiamo usarlo, altrimenti, e quindi usarlo vuol dire accogliere e trasformare. Accogliere vuol dire vedo che ho paura dell'abbandono, bene, ti accolgo paura, adesso mi aiuti, mi fai andare all'origine e quando sono arrivato all'origine trasformo. Bisogna scendere nello stato di coscienza opportuno. Perché non è uno stato di coscienza normalmente, la parte emotiva è subliminale, quindi dobbiamo andare al di sotto della soglia di coscienza. Perché proprio perché, come dire, se devo comunicare con qualcuno che sta sottoterra, non posso andare a cercarlo in cielo, quello sta sottoterra, devo andare sottoterra. Quindi devo mettermi in quello stato di coscienza lì, che poi è uno stato di coscienza meditativo, autoipnotico, ci sono mille modi per raggiungere uno stato di coscienza del genere, e anche, tra l'altro è uno stato di coscienza naturale, cioè connaturato in noi, per cui nulla di artificiale. Però dobbiamo imparare il modo per andare e poi per trasformare. Però questo è l'unico modo per avere più energie, per poter superare questi blocchi, questo blocco della paura dell'abbandono che è il peggiore, direi, in assoluto, in quanto a, come dire, difficoltà che crea nelle relazioni sentimentali affettive, perché la paura dell'abbandono può essere traditi, può essere geloso e quindi essere traditi. Però
porta a generare dei comportamenti di sfiducia, quindi si viene sfiduciati, si viene abbandonati, si viene squalificati e tutta una serie di negatività. Questo tema lo approfondirò poi per chi fosse interessato venerdì 19 maggio a Torino alle 20:45 in un seminario dal titolo proprio Elimina la paura dell'abbandono per conquistare e per sedurre chi vuoi. Quindi Educatore della Provvidenza in corso 3013 a Torino, zona Crocetta. E comunque chi fosse interessato, il riferimento è 333 15 11 703. Le info comunque le metto nel box. E saluto tutti. Se vi iscrivete al canale, il mio canale YouTube, suggerisco perché a breve ci sarà un'estrazione di 10 corsi gratuiti che con me, poi una persona può scegliere se venire a farli dal vivo, farli via video, insomma, però vale per gli iscritti e ai primi 30.000 ci sarà l'estrazione, adesso stanno crescendo rapidamente, per cui non mancherà più molto. Bene, saluto tutti e vi auguro una buona serata. Ciao!